Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti a Giochirini in questo nuovissimo e a quanto pare ultimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con i like alle serie è assolutamente fondamentale, per cui se avete apprezzato tanto questa serie e volete onorare maggiormente questo incredibile finale che ci aspetta, vi sfido a raggiungere i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, quindi mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno a quanto pare per questo ultimo appuntamento su Resident Evil 4 Remake. E quindi prima di procedere ragazzi vi faccio una brevissima domanda: come prossima serie horror stavo pensando, come appunto avrete capito da precedenti post che ho pubblicato qui e sui social, stavo pensando appunto di portare il nuovo Amnesia The Bunker, che è uscito veramente da pochissimo e sembrerebbe essere un horror. Davvero horror? Quindi sembrerebbe essere interessante da portare. Però è uscito pochissimo tempo fa anche il nuovo Layers of Fear. E se vi ricordate bene ragazzi, la serie sul primo Layers of Fear è stata, io oserei dire, tipo epocale. Un gioco horror veramente bellissimo. Quindi la domanda è: quale volete che porti prima? Amnesia o Layers of Fear? Perché in un caso o nell'altro comunque ragazzi li porterò entrambi, quindi si tratta semplicemente di quale volete vedere per primo. Ovviamente fatemelo sapere qua sotto in commento. E quindi signore e signori, appunto per ritornare a noi, al caro Leon, al caro Resident Evil 4 Remake, siamo pronti. Mi avete consigliato di fare rifornimento dal mercante, di vendere tutto quello che posso vendere, di acquistare quante e crearmi, farmarmi quante più possibili munizioni per carabina, per pompa, di utilizzare o di vendere le granate che mi sono rimaste, quindi evidentemente non mi saranno poi tanto utili d'ora in avanti, e che il prossimo mercante che incontreremo sarà appunto l'ultimo. Quindi ragazzi siamo ovviamente in dirittura d'arrivo. Da un lato, come sempre per qualsiasi gioco mi piaccia, mi sento un po' triste per il fatto che anche questo gioco stia per finire, ma non posso che essere felice di aver portato anche questa serie, perché è stata davvero molto molto divertente. Quindi la nostra situazione attuale non è proprio tutto sto granché, se la vogliamo dire tutta, quindi dovrò vedere un attimo come regolarmi riguardo appunto ragazzi il craftare. Ho detto farmare prima, vabbè raga, io sono ignorante con questi termini qua, sono una boomer, che ci vogliamo fare? Vabbè, queste gemme, tutta sta roba ragazzi, non dovrò fare altro ovviamente che venderle, perché cioè non me ne faccio più nulla. Ussi, che te apri così al cappotto? Un pochettino di ritegno, voglio dire. Allora, in base a quello che mi avete detto, d'ora in avanti non dovrei più incontrare gli adorabili regeneradores, perché l'ultima volta abbiamo avuto questo incontro assolutamente terrificante, che spero davvero sia stato l'ultimo, perché io e regeneradores non li posso più vedere ragazzi. Quindi non perdiamo più tempo, andiamo avanti, vediamo cosa ci troveremo di fronte. Ecco, allora, altri Ashley, altri rompimaroni, questo l'avevamo capito. Allora, devo vedere ragazzi se posso sfruttare un attimino, oddio, il lanciafrecce. No, tu puta madre! Non l'avevo mica vista sta merda! Iniziamo alla grandissima. Dio santo, insetti regeneratori, se non li voglio più vedere, porcaccia miseria. Quindi allora che devo fare? Mi sa che mi conviene ragazzi direttamente salire di qua, perché tanto comunque continuare a farci colpire. Venite, venite, venite pure, che sento che state arrivando. Ve faccio saltare in aria. Spero che non mi sia servito soltanto per questa merda. Ehi, assoreta, ma perché non esplodi, Dio sano? Ok. Gesù, no, e basta. E basta con gli insettoni. Che non... No, 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 raga, non li sopporto più. E ne arrivano altri, tanto per cambiare. No, no, non c'è... Che schifo, mi deve esplodere proprio addosso. Non ce la posso fare. Persico trota, pianta verde. Abbiamo una pianta rossa, una pianta verde. E qui anche un'altra pianta gialla. Ragazzi, quindi direi allora adesso di fare una cosa bellissima, di miscelare pianta verde e pianta gialla, e pianta verde e pianta rossa ovviamente. Quello con la pianta gialla direi di prenderlo tipo now.
Ok, quindi ci ha allungato anche un po' la vita. Ci abbiamo, ok, in caso pure il persico trota, appena raccolto polvere da sparo. E regà, sta zona mi sa che sarà parecchio un dito nel sedere, lo posso dire? Certo che lo posso dire, ma io posso anche salire nel frattempo. C'è qualcuno che mi aspetta, ma quanto siete belli. Quanto siete belli, eh? Perché non cadi? Anzi no, non cadere perché mi devo riprendere le mie freccine. Oh, non muore, eh? Non muore! Mori, Dio santo! Ridammi le mie frecce. Ok, in più ho preso pesetas. Ci dovete andare piano con gli esplosivi, ragazzi. Se non vanno addestrati a dovere, dovete lasciar perdere, perché... Mamma mia, raga. Siamo un attimo al coperto. Allora, io non so chi fra questi... Ok, è lui. Assurdo! Quasi mi fa volare di sotto il maledetto. Allora, con la freccina non lo ammazzerò, questo è poco ma sicuro, ma devo far fuori quel maledetto ragazzi. Ah, non c'ho colpi per carabina. Ah, quindi non posso fare un cazzo. Ah, me le posso fabbricare però. Anche se comunque mi sa che mi converrà, ragazzi, non sprecarle troppo. Oh, ma è mancato, merda. Ah, c'ho ancora il mirino termico. Grazie al... ai carissimi. E vai, boom, è giotta la prima. Ah, merda, te l'aspettavi? Non ci provare. Non ci provare. Thank you, polvere da sparo e freccine. Ah! E vai, coltello da caccia, munizioni, fucile, risorselle. Ci piace tutto, tantissimo. No, ho preso la ringhiera, signore e signori. Come sprecare un colpo completamente a caso? Ecco, mossi, mossi, mannaggia. Ho usato 3 colpi, vedete, solo per questo stronzetto. Quindi... la musica si è appena calmata. Munizioni per carabina vanno benissimo. Chissà che comunque dovremo scendere. Ci sarà da divertirsi, ragazzi. Guardate un po' là quante trappole per orsi che ci stanno. Tra i laser e tutto il resto. Ci facciamo proprio grasse, grassissime risate. Quindi direi di fare attenzione, raga, perché veramente, cioè, adesso farsi agganciare da una trappola per orsi potrebbe essere una cosa veramente tanto tanto triste. Sì, ma poi tra l'altro dove devo andare? Ah, devo andare proprio di qua. Proprio di qua che devo andare, cioè verso di là. Ma quindi verso di qua cosa c'è? Scusate. Ah no, è proprio di qua che devo andare. E allora di qua che cosa c'è? Scusate. Eh no, qua esplodo. Facciamo così, va. Ecco, magari senza stare io troppo vicino, perché vorrei evitare di implodere. Allora, forse qua è semplicemente da dove siamo arrivati. Non vorrei dire una cagata, ma mi sa che è proprio così. Va benissimo, a poco importa. Se no poi dite che non esploro. Così almeno possiamo dire, ragazzi, che esploro, vero? E la madonna, quanta alta tecnologia! Che cazzo è? No, granata, granata, minchia. No. No, no. Cioè, raga, come la potevo sprecare sta granata? L'ho sprecata. Alla grande. No, 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 no. Terribile, terribile, terribile. Allora, facciamo una cosa bellissima, signori. Allora, se voi venite di qua e vi lasciate esplodere. No, però devi passare sul laserino, amico mio. Sul laserino, lo vedi il laserino? Indica, vieni qua. Rido. Rido. No, deve andare. Oh no 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 no. Allora, quando sono così in corsa mi conviene non sprecare i colpi, veramente, ragazzi. Allora, munizioni pistola. Mi conviene usarla, ragazzi, perché se no... Ai piedi, ai piedi, ai piedi, ai piedi. Minchia, vi colpisco tutti quanti. No, non adesso, no. Non vedi che c'ho già il piede incastrato, merda. Che non sei altro, ecco. Un esplosivo sarebbe bellissimo, ragazzi. Una granata, una di quelle che ho sprecato. Mi sa che non mi conviene farmi stordenti, perché non vorrei sprecare risorse, ragazzi. Quindi facciamo così. Ok, 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 ok. Ho sprecato tutti i colpi per carabina che avevo. Ma che cazzo? No, 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 no. Lo schifo grande no. Lo schifo grande no, non ci piace. Non ci piace lo schifo grande. So, raga, già sono a corto di munizioni. Non vorrei dire, ma ecco. No, 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 no. Non mi fa sprecare la magnum. Merda che non sei altro.
Vai via! O se no apri la tua bocca di merda! Il prossimo. Ok. Raga, la vedo triste con queste munizioni. Vedo proprio triste. Pesetas. Che altro posso raccogliere? Ditemi che mi hanno dato risorse o roba simile. Si muori però. Muori! Rompi coglioni! Oh, allora, pesetas, frecce ho recuperato. Tutte pesetas. Belle pesetas. Ci possono forse servire per comprare risorse o robe simili, non lo so. Fatto sta che già sono accorto di qualsiasi cosa. Munizioni per carabina, vai. Raga, devo un attimo fa attenzione. Però, ovviamente, cioè, per procedere qua li devo per forza fa fuori. Munizioni pistola, oddio, sento dei rumori bruttissimi. Pesetas, chi c'è qua dentro? Qualche sgradita sorpresa che mi aspetta? Spero vivamente di no. Polvere da sparo, ottimo. Poi risorse, polvere da sparo, risorse, munizioni, fucile. Ottimo, ci stanno rifornendo un pochettino, ragazzi, e meno male. E munizioni pistola. E qua dentro c'è qualcos'altro. Allora, di qua ovviamente c'è questa soreta. Eh no, gli insettoni no. No, raga, basta insetti, basta. Oddio, che incubo. Basta insetti, no, non ce la faccio più. No, non ne posso più. E sto a dire che non ne posso più, non mi esplode addosso. Grazie, che di schifo ne ho ricevuto già abbastanza. Allora, zaffiro, polvere da sparo e pejetash. Questo insetto era povero come la merda, non mi ha dato niente. Questa non posso disattivarla col pendola, quindi mi sa proprio che appunto... Io se continuo a sentire rumori molesti, assolutamente... Ok. Facciamoci largo. Qua sotto c'è altro? No, ci sono appena stata. Quindi va bene. Allora, di sopra. Che altro c'è di sopra? Allora, qua. Che è? No. Basta. Non ce la fo. No, ma io aspetto quello. No, la fessa tesoreta. Quello grosso. Dov'è quello grosso? Lo devo far esplodere. Dov'è? Eccolo, arriva. Oh, Cassius, avvicinati, merda. Ma Filippoias tu padre. Raga, deve saltare in aria, basta. Oddio. Porco due. No, sto per morire. Calma, cura, via. Io me ne vado. Ho raccolto delle pesetas nel frattempo. No, regà, ma quanti cazzo sono? Dai. No, regà, è follia. Ma cribio santo, non ho abbastanza polvere da sparo per farmi un cazzo di niente. Ce le ho ste granate, perché non sono equipaggiate? Porca miseria, mi sa che mi conviene usarle ora. Tipo now, vi devo far saltare in aria tutti, Dio santo. Ho visto anche un braccio esplodere. È ancora vivo il maledetto. Prova con questa. È vivo? Ok, è morto. 800 pesetas. Piantina verde, alessandrite e polvere da sparo. Ma è un incubo, Dio santo. Ma quando finisce tutto ciò? Quando finisce? Munizioni di carabina, subito. Tipo now. Oddio, io non so, ragazzi, se arriverò alla fine di questa zaga. Se si continua così, cioè, andasse questo, ragazzi, me dovete fare un attimo respirare, Dio santissimo. Cioè, vi rendete conto del macello che si è creato? O no? Oh, fatemi un attimo esplorare. Che diamine, polvere da sparo e polvere da sparo. E va bene. Che altro c'è qua sotto? Oddio, ma sto andando alla parte giusta? Sta venendo un grosso dubbio, ragazzi, che forse è proprio questa la strada da seguire. Ma io penso di essermi lasciata qualcosa indietro. Non vorrei dire, ma qua dentro cosa c'è, per esempio? Scusa, che faccio? Me lascio sta roba? Piantina rossa.
Munizioni pistola, pianta verde. Qua dentro munizioni carabina per 10. Ci piacciono tantissimo. Ma tornando un attimo qua di sopra, non è che questa è la porta che, cioè, dove devo andare? Non lo so, perché non so, ragazzi. Cioè, non so se è di qua o di là che devo andare. Ah, qua posso disattivare sta merda. Ok, perfetto. Allora, adesso di regola dovremmo poter passare perlomeno qui. E di qua non mi sembra ci sia niente di utile. Anzi, qualcosina c'è. Polvere da sparo. Ok, posso tornare di sotto. Quindi siamo aperti il passaggio. E questa è una grandissima cosa. Infatti posso continuare di qua. Ma quindi io dove stavo andando un attimo fa? Scusate. Aspetta, che qua mi sono lasciata pure una piantina verde. Fermi, che qua tutto è assolutamente fondamentale. Meno male che le segnano, regà, sulla mappa. Eccola qua, meno male. Sono riuscita a recuperarla. Allora, qua dovrei aver finito. Ma io adesso farò una cosa pazza. Una cosa pazzissima. Visto che siamo qua vicino, io torno da Eusti, ragazzi, e salvo. Visto che sono riuscita a superare questa parte senza morire, direi che è la cosa migliore. Allora, fermi un attimo. Qua adesso posso incastonarci ovviamente quest'altra gemma che avevamo trovato. E quindi direi che questo adesso possiamo venderlo. Grazie. Ragazzi, il coltello di Krauti ovviamente può essere potenziato, a differenza di quello a combattimento che può essere soltanto riparato. A questo punto delle cose non so quanto possa essere utile potenziarlo, voglio dire, visto che siamo a fine game. Ma comunque direi che risalvo la partita, ragazzi, e adesso possiamo provare finalmente a procedere. Tanto posso crearmi una miscela di piante e andiamo. Allora, qua c'è un'altra di ste robe che però posso muovere, visto che sono qua. Eh sì, muovere un cazzo. Si sposta di qua, mi è stato utile quanto una scureggia sott'acqua in pratica. Va bene, possiamo andare allora. Segui Ashley. La povera piccola indifesa Ashley, che è stata nuovamente catturata come una polla. Quindi è qua, ragazzi, è proprio in questo meraviglioso santuario. Tua sorella mi ha fatto prendere un colpo. Allora, queste porte ovviamente sono chiuse. Ho una pessima sensazione. Oddio, l'hanno messa sacrificata qua. Che è successo? Oddio, io non sarei così contento, Leon, se fossi in te. Oddio! Sei arrivato, è ancora quello schifo. Ah, ce l'hai pure addosso. Cosa vuoi? Voglio solo condividere il mio dono con quanti più possibile. Ma guarda, il tuo dono te lo puoi tenere per te, perché non piace a nessuno. Vedi, noi tutti siamo connessi tramite il sacro corpo. Ora la tua carne e le ossa e i tuoi pensieri sono già una parte di noi. Non mi toccare. Cazzate. Che già sei divisito da lontano, da vicino non te dico, perché eh. Rifiuti la serenità, devi solo accettare il sacro dono. T'ho detto che non lo voglio. Com'è? È fatto lei. Non mi sembra sia fatto con te. Ah sì, è giunta l'ora. L'agnello si unisca a noi. Oh, che lui sia benedetto dalla vostra misericordia. Esultiamo tutti! E così sia! Leon! Oh, Ada! Vai! Ci ha salvato le chiappe! Grazie! Oh oh! Vorrà dare pure a terza Crotono adesso! Quindi farei attenzione se possibile. Via! Sì, ma Ashley è tutta infetta! Oddio! No! Ashley! Me la devo pure trascinare appresso! Mamma mia, lì è una malapena si tiene in piedi, porca vacca! Come faccio a portarla fino al laboratorio di Luis? Oddio! Dove siamo? Allora, noi siamo qui... Sembra sia di qua. Dritt pu dritt, quindi dobbiamo andare. Mi sembra ovvio.
Mi chiedo quanti secoli ci metteremo per arrivare. Oddio. Che diavolo. Io farei attenzione all'uso delle droghe, Leon. Sai com'è? Possono dare effetti indesiderati. Tipo questo. Tipo allucinazioni o robe simili. Cazzo, sto impazzendo. Appunto, capito. È verso la luce. Segui la luce del Signore Dio Padre. Sperando non sia Sadler. Ce l'abbiamo? Ci siamo? Oddio, che è? Che cazzo, no. Fai ancora resistenza. Zitto. Minchia Leon, regà. Leon c'ha le palle cubiche, altro che quadrate. Ce le ha proprio cubiche, sto raga. Oddio, che sono questi? Che sono? No, 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 ma... No, 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 raga, no, 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 non vi avvicinate. Fatemi passare. Ho una sacra missione da seguire e non la condivido con voi. Ok? Quindi non è quella che vede Sadler, Andate via. Accidenti, che siete abbastanza terrificanti. Aiuto. No. Oddio, non me parlate, non me capisco. Non me voglio sentire bofonchià. Resisti, Leon, ci sei quasi, ci sei quasi. Forza e coraggio, un ultimo sforzetto. Basta, non ti caghi addosso. Oddio, è una parola. Ah, ecco la famosa chiave di Luis. Tacchete. Ce l'abbiamo fatta. Cosa ci sarebbe qua dentro così speciale? La cura a questa stavolta roba schifosa. Deve andare diversamente. Dai. Ok. Fallo prima tu. Certo che no. Te l'ho detto. Ti riporterò a casa. Quanto è gentleman, Leon. Come si fa? C'è proprio dentro quello schifo. Oh, la valla spacca. Vai. Oddio. Sembra fare male. Lei è stata purificata, ma... Povero Leon, regà. Mamma mia, come sta ridotto di merda. E qui termina questo capitolo. E quindi qui inizia appunto, ragazzi, il capitolo 16. Che a quanto pare sarà l'ultimo. Ashley. Ma ha fatto lo stesso con me? Ma spurgato per bene? Non mi tocca! Esisto benissimo. Un fiore. Un fiore. Mi hai visto un fiore che sboccia in primavera? Uguale. L'hai fatto tu? Sì. Che mi hai fatto mentre ero incosciente? Riesci ad alzarti? Oh, aia. È una mappa? Sì, l'ho trovata. Penso che ci sia una via di uscita di qua. Ehi, siamo una squadra, vero? Continua così e perderò il lavoro. Che spirito, Leon. Non assecondare le sue stronzate. Ok. Quindi, tutto questo, rimuovere i parassiti, è merito di Luis. Già. Sì, se siamo vivi, è grazie a lui. Fuggi dall'isola. È questo che dovremmo fare adesso, ragazzi. Allora, spray medico.
Munizioni carabina. Metodi per eliminare la splagas. Esistono due modi per estirpare la splagas: un'iniezione antigenica o la chirurgia. Se le uova del parassita non si sono ancora schiuse, può essere trattato somministrando l'antigene direttamente nel corpo. Tuttavia, una volta che l'incubazione è terminata, l'unico effetto ottenuto sarà rallentarne lo sviluppo. Con un'operazione chirurgica, la plaga può essere individuata e uccisa usando delle radiazioni di una lunghezza d'onda specifica, ma ci sono dei rischi. Se il parassita si è attaccato al sistema nervoso, il corpo che lo ospita proverà dei dolori lancinanti e non esiste alcun tipo di anestesia efficace per questo tipo di procedura. La rimozione chirurgica prevede dei rischi piuttosto alti anche prima che il parassita si sia sviluppato completamente. Una volta cresciuto, però, è troppo tardi. Rimuovere il parassita ucciderebbe la persona infetta. Ma considerando quale destino li attende, la morte mi sembra un'alternativa migliore. Beh, direi. Oh, il Dream Team del laboratorio europea 6. Europa 6, non europea. No, oh, c'è anche il piccolo Luis che ci ha salvato le chiappe. In effetti, allora, polvere da sparo, pesetas. Le intenzioni di Sadler. La splagas non sono solo un mero strumento per creare potenti armi biologiche. Il loro vero valore sta nella capacità di controllo. Per quanto il soggetto sia ostile, una sola iniezione riuscirebbe a trasformare chiunque in un fedele servitore. Chi ha bisogno di spie? Se chi ieri era un nemico, oggi può diventare un alleato. Riuscire a prendere il controllo di una sola persona importante può aiutare a mettere in ginocchio un'intera organizzazione o un intero paese. Questo è possibile grazie alla produzione di varianti superiori. Abbiamo aumentato il potere di Sadler. Quello che ha intenzione di fare è chiaro. Che succederebbe se Sadler avesse un tale controllo? 6 miliardi di fedeli servitori ai suoi ordini. Non ci sarebbe un'opposizione né una guerra. Forse per la prima volta nella storia dell'umanità il mondo conoscerebbe la pace. Sì, però a che prezzo? Ma io so che Sadler e gli altri hanno oppresso gli abitanti dell'isola per generazioni. So come li tratta. Non si può vivere in queste condizioni. Io non lo permetterò. Vabbè, ovvio, ma che intenzioni può avere un soggetto del genere? Lambra. Questo campione che ho chiamato Lambra era abbandonato nel magazzino a prendere polvere. In passato avevamo abbondanti esemplari su cui sperimentare, quindi ha senso che questo sia passato inosservato. In effetti l'unico motivo per cui l'ho portato in laboratorio è la sua forma peculiare. Dopo delle analisi basilari ho cambiato idea. Lambra possiede delle qualità davvero uniche. Anche se piccola e in uno stato di sospensione, contiene lo stesso organo trovato nelle varianti dominanti che abbiamo visto solo in Sadler stesso. Quando completamente sviluppata, Lambra potrebbe eguagliare o addirittura superare la potenza di Sadler. Sfortunatamente Lambra è stata confiscata da Sadler, te pareva, prima che potessi progredire ulteriormente con la mia ricerca. Credo abbia dei sospetti su di me. Devo recuperare quel campione e scappare da qui, così da continuare la mia ricerca altrove. È l'unico modo per contrastare Sadler. Non credo di potermi fidare di questa gente con cui sono in contatto, ma ora che sono arrivato fin qui, non posso fermarmi. Spero di riuscire a ingraziarmeli per potermene tirare fuori. Devo farlo per il bene del mondo. Cioè, Luis, regà. Qualcuno ha saccheggiato i laboratori dell'Umbrella. Si è dato tanto da fare, comunque. Eh sì, quindi questi erano macchinari dell'Umbrella, ovviamente. Tanta roba, comunque. Povero Luis. Il nostro accordo da Luis. Ho raccolto i dati di ricerca che volevi. Incontriamoci nel posto e all'orario stabiliti. Tanto per essere sicuri. Se ti consegno quello che vuoi, mi tirerai fuori da questo posto, giusto? Ada Wong, vabbè, ovvio. AW. Spero tu non ti sia dimenticato dell'Ambra. I dati da soli sono inutili. Sarebbe un peccato se il tuo posto restasse vuoto, quindi cerca di non presentarti a mani vuote. Ricordi ancora la frase in codice, vero? Rilassati, non l'ho dimenticata. E non preoccuparti per l'Ambra. Troverò il modo. Potresti prendermi un pacchetto di sigarette mentre vieni? Una marca qualsiasi va bene. Ok, quindi praticamente si era messo d'accordo con Ada per poter appunto alla fine scappare da qui, in effetti. Va bene, allora, temo non ci sia molto altro da fare qua dentro. Credo che abbiamo letto tutto, rovistato in tutti i posti in cui si poteva rovistare. Quindi creiamoci, ragazzi, una miscela di piante verdi, visto che due ne abbiamo, anzi ne avevamo due, sì. Quindi attualmente c'ho miscela pianta rossa, pianta verde e due piante verdi, va bene. Andiamo. Comunque temo che purtroppo finire tutto questo, ragazzi, non sarà una grande passeggiata, ovviamente. Quindi, allora, noi... Ah, sì, prima siamo passati da qua per arrivare al laboratorio. Guarda, possiamo usare quella! Sì, lo so che dobbiamo andare là sopra. Aspetta un attimo. Un buon agente si guarda prima intorno prima di procedere. Ecco, perché se ci stanno materiali utili, che fai? Ti rilasci indietro? A testa de minchia. Andiamo, scusa. Va. Ma scusa cosa? Siamo una squadra, no?
Per quante altre volte lo vorrai ripetere? Accidenti a te. Cala quella maledetta scala. Stai diventando brava. Vero? Leon, te prendo a bottigliate, se non la smetti. Pure te, che diamine. Continua a incoraggiarlo. E dai. Ah, mai stato meglio. Adesso guarda, che so di non avere più un parassita schifoso che mi gira nell'ano, scusate il termine, sono molto più tranquillo, se permetti. Quindi allora, abbiamo raccolto pesetas, munizioni carabina. Ci stanno da tutte queste munizioni carabina. Pesetas, polvere da sparo, munizioni pistola e risorse. Allora, quello che mi avete consigliato di fare, ragazzi, appunto, è comunque creare quante più munizioni carabina possibile. Quindi io direi di utilizzare queste risorse, crearcene altre, perché comunque è bene che sia così. Che c'è? Ho sentito un sibilo. Ah, era il tuo naso che fischiettava. Andiamo. Oddio. Okay. Guarda questo posto. Non vorrei guardarlo. Ci ha aiutato. Pensi stia bene? Se la sa cavare. Sì. Non è una che si arrende facilmente. C'ha due palle enormi, Ada. La conosci bene. Ma che so, affari tuoi se la conosco bene o no? Ma io non lo so. Tutta sta cazzo di confidenza. Vedi che poi uno non gliela deve dare la confidenza, che poi rompe le palle. Comunque sto posto non mi sta piacendo. No, 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 raga. Ecco qua, e te pareva. Che strapalle, Ashley. Stammi incollata le chiappe. Che qua non si sa che cazzo può uscire. Allora, pesetas, qua sotto però possiamo passare. Cosa c'è? Altri insetti schifosi che ci aspettano? Spero sinceramente di no. Va bene. Un insetto messo lì completamente a caso. E un altro insetto messo lì completamente a caso. Fuori. Oddio. Ashley, togliti dai piedi, gribbio. Mi devi stare dietro, non davanti. Oh. Illuminato, ultimo capitolo. Lode ai sacri insetti. Ci è stato promesso il paradiso in terra. Uomo, donna o bambino, il suo amore non discrimina nessuno. Bestia, pesce o uccello, tutte le creature saranno illuminate ugualmente. Lode ai sacri insetti. Siamo gli umili servitori di Dio. La sua saggezza scalerà le montagne. La sua onnipotenza attraverserà gli oceani. La luce del paradiso dimora in tutte le cose. Che i nostri corpi siano terreno di semina. Lode ai sacri insetti. Noi siamo il gregge e il pastore ci guida. Le nostre preghiere risuoneranno in tutto il mondo, tutti le ascolteranno. Infine, supereremo le stelle nel cielo. Poco esaltati, mi dicono. 15 Osmund. Chi è Osmund? Perché ci interessa Osmund? Ciondolo dell'illuminato, si immagino che lo potremmo vendere. Allora, nelle profondità del castello ho trovato la mia fete. Ecco le divine vestigia rimaste su questa terra. Qui è il principio di tut. Adam Sadler. Il principio de Soreta. Documento ottenuto. Sì, ma adesso che cosa facciamo di preciso adesso per uscire, per arrivare fin qui a Monculo Beach? Comunque, allora, qua la strada sembrerebbe essere chiusa, ragazzi. Quindi non ho la minima idea di come dovremo procedere. Ah, possiamo salire di qua, è ovvio. Se non continuo ad esplorare, non la troverò mai la strada dove andare. Muovi le chiappe, agente. Com'è? Siamo una squadra, rimani indietro come una polla. Non mi piace tutto ciò. Non mi piace, non mi piace. Quello è proprio un insetton. Ed ho visto insetton. Ok, cerchiamo di tenere gli occhi aperti, perché non voglio vedermeli spuntare quando ce li ho troppo vicini. Anche se così nel buio purtroppo non è che si distinguono tanto dalle rocce. Polvere da spare. Calla media. Soreta. Mori. Porca vacca. Ok, allora, polvere da sparo e va benissimo. Qui abbiamo Eusti, ragazzi. A quanto pare questo sarà l'ultimo mercante che incroceremo sul nostro cammino. Quindi, lingotto d'oro. Entriamo. Allora, qua c'è qualcosa da prendere. Sembrerebbe di no. Quindi entriamo. Fatti un bel regalo. Allora, amico, polvere da sparo, risorse, munizioni magnum. Fantastico.
Spinello, munizioni per fucile. E qua non abbiamo altro. Quindi adesso bisogna fare un bel lavoretto, ragazzi. Allora, la chiave di Luis adesso si può vendere. Ciondolo di Illuminados, lingotto d'oro, lacrime viola, rubino, zaffiro. Non me dossi addosso però, che cazzo. Allora, vendiamo, ragazzi, il coltello da combattimento, perché comunque quello appunto di Krauti lo potremo eventualmente potenziare. Quindi questo lo vendiamo, anche perché è spaccato, quindi lo dovremmo pure riparare. Per il resto, il mirino con biosensore spero davvero non mi serva più, quindi io quasi quasi me lo venderei. E direi che ci siamo. Vendiamo tutto, ragazzi, per un totale di 90.750 pejetas. Io comprerei comunque uno spray medico, perché non si sa mai. Altre risorse. Esatto, facciamo una bella scorta finché possiamo. Allora, per quanto riguarda quindi il potenziamento, One eternity later. Non so quanto utilizzeremo la pistola, ma comunque quello che mi avete consigliato di riuscire a potenziare più o meno tutto quello che si può fare. Quindi andiamo di potenziamento di potenza per la Red 9 e potenziamo la potenza della Killer 7, quindi della nostra Magnum, ecco, la velocità di ricarica della Magnum, anche se non avremo comunque tanti colpi ovviamente. La cadenza di tiro dello Stingray, ragazzi, ecco. La cadenza di tiro dello Striker, la capacità dello Stingray e la velocità di ricarica per lo Stingray, perché voi vi siete fissati particolarmente appunto proprio sulla carabina e sul fucile a pompa. Quindi direi che così, ragazzi, può andare bene. Tutte le faccende in sospeso prima di andare da questa parte. Non vorrai passare il resto della vita pieno di rimpianti. Vedete, cioè, anche questo penso sia comunque un consiglio che te dice il gioco. Dice: guarda che cerca di capire che d'ora in avanti Eusti non lo troverai più. Quindi salviamo la partita, signore e signori. Ci siamo, penso sia il momento della verità. Che cos'altro possiamo crearci? Allora, facciamo, ragazzi, munizioni carabina, quante ne abbiamo? Scusate, 15, 3. Allora, riguardo la carabina non siamo messi male. Io direi intanto di creare, ragazzi, munizioni fucile. E poi se abbiamo fortuna troviamo altra polvere da sparo. Almeno mi auguro, ovviamente, perché comunque di risorse ne ho comprate. Quindi se dovessi trovare polvere da sparo posso crearmi altri proiettili. Non so se tenermi ste due granate, effettivamente, se tenermi il lanciafrecce. Magari tutto può essere utile a sto punto. Quindi siamo pronti, possiamo andare, ragazzi. Ci siamo, è il momento della verità. Cosa c'è da qua? Quella è... Cosa? Cosa quella è? Cosa dovrei guardare? Ah, qui. Oddio, Ada. Cioè, era lì appesa come un salame da mezz'ora. Non l'avevo vista. Non l'avevo vista. Allora, Ada è in un bel po' di... Leon, non fare il coglione. È stata appesa veramente come un cotechino all'essiccazione. Che poi i cotechini non si essiccano. Quindi è tutto dire. Ah, ok, non ce la portiamo appresso. Ottime notizie. Ciao, ciao, Ashley. Ciao. Hai visto? Non vieni con noi. Mazza che mira. Oddio. Sì, però così quasi l'ammazzi. Oddio no. Oddio no. Oddio no. No. Oh, Sadler. Ah! No, che schifo ancora di più adesso. Cribio. Adesso capisco perché la carabina. Adesso capisco. È bello.
senti, eh. Ok, vai, un occhio esploso. Un occhio esploso. E non so gli altri occhi. Ah! Che schifo. Oh, ce l'avete con sta svomitata voi, eh? Ok, allora, dobbiamo stare attenti, ragazzi. Non è facile, ovviamente. Sono nella merda. Non è assolutamente facile. Oddio, aspetta, famo così. Diretto, diretto, diretto. Bora boom boom boom. Barà. Polvere da sparo, che ci piace. Che schifo, l'occhio tutto spremuto. Ah, aspetta. Ecco qua, dritto dritto. È bello? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto, eh? E già hai provato a ingravidarmi una volta. Non succederà di nuovo. La tua plaga di merda, hai capito? Hai capito? Non ci prova, non ti avvicina. Quanto è resistente sto occhio di merda? Non c'ho più colpi. Ah, Yassareda! Terribile, terribile. È stato terribile, ragazzi. Ok, un altro occhio esplode. Ah, non t'accasci? Oddio, posso salire, sì. Vieni, bello di casa, vieni. Non ci prova. Che cazzo con sto coso, con sto spruzzo incredibile. Allora, Bonnie, miscela la possiamo fare? Direi di usarla now. Oddio, allora, aspettate. Oddio, aspetta, state buono, state buono. Fammi aprire qua, scusa, è questione di priorità. Questione di priorità. Famo così. Servita qualcosa? Non credo. Oh, oh, scusa, ti ho fatto male. Ho fatto male all'occhietto sacro. Adesso ti colpisco l'altro occhietto sacro. Forse l'ultimo che ti è rimasto. Vado. Ok, oddio. No, c'è altri occhietti sacri. Oddio, no. E sta a limitare la zona di... Oddio, raga. Terribile. Guarda sto stronzo. Ecco perché mi avete detto carabina, raga. No, non ce la farò mai. No, 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 raga. No, 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 no. È terribile. No. Gli insetti, no. Raga, è follia. Quanti sono? Ah, quanti sono? Mari, porco zio. Fermo lì. Ho fatto qualcosa? Non lo so se ho fatto qualcosa. Non credo. Ok, ok. Allora, se questi muoiono, però, ragazzi, mi danno roba utile, quindi è positivo. Aspetta. Stai buono, fermati. Fermati, devi stare fermo. Non ti devi agitare così Aiuto. Aiuto tantissimo, aiuto. La munizione di fucile non me la posso fare. Non mi basta la polvere. Devo trovare altra polvere. Devo trovare... Ah, piantina. Piantina. State fermi, state buoni. State fermi e state buoni. Ok, allora. Ah, porco zio, però. Raga, è terribile. Cioè, se continua a muoversi così non ce la farò mai. No, 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 non ce la posso fare mai. Tipo mai. Ma tipo maiissimo. Oddio, sono bloccata. Scusa, c'è un po' di fretta. Oddio, è terribile. È terribile. Oh, piantina. Vedi, poi serve, Cassius. Mamma mia, regà, mamma mia, regà. Ricreiamoci un po' di munizioni per carabina. Assoredan, ci manca tuo padre a rompe coglioni. È su. No, regà. No, 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 regà. Oddio. No, 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 no. Ok, l'ho colpito, incredibile, ma vero, sono riuscita a colpirlo. E vattene! Ok, sì, perché mi date munizioni pistola, datemi cure! No, raga, no, 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 no. Oh, non so come ho fatto a passare, ma vabbè, va bene così. Allora, cerchiamo di approfittarne.
No, regà, ma lo spruzzo non si può evitare. Dai. Cioè, è impossibile. Gesù. Allora, miscela di piante, usiamola subito. Regà, è spaventoso. Io non mi ricordo se... No, vabbè, non mi ricordo se nell'originale era così spaventoso sta merda. Ok, cala un attimo, porco zio. Regà, comincio... No, sono a corto di cure, non c'ho più un cazzo. C'ho solo sta miscela. Allora, siamo un attimo buoni. No, regà, lo spruzzo no, non si scappa, non si scappa, non si scappa. Cioè, ma come si fa? Ah, posso salire qua, fermi. Magari riesco a trovare qualche altra cosa. Eccolo là. Oddio, 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 terribile, terribile. Ciao, ciao. Minchia, regà, io sono andata addosso. Cioè, no, non ho parole. No, non voglio sprecare magnum. Meno che non sono sicura. Ok, l'ho colpito. L'ho colpito. Ok. Oddio, pensavo si stesse accasciando. No, no. Stammi lontano. Stammi lontano. Lontanissimo. Regà. Regà, è inevitabile. Non si può evitare. Non si può evitare lo spruzzo. Ok, l'ho evitato. Fermi. Non c'ho cure, c'ho solo la trota. Scusa, fammi provare a fare una cosa divertente. È servito un cazzo, vabbè. Raga, è difficile. Vabbè, giustamente uno direbbe, che cazzo, è la boss fight finale, vuoi che sia facile? Cioè, quante ne vuoi, no? Oddio, no, gli insetti no. Oddio. È bassoreta! E continua a saltare di qua e di là, non ce la farò mai. Raga, sta facendo crollare tutto. Dai. No, 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 no. No, 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 no. No, cazzo, mo devo ricaricare. Oh, l'ho colpito, fermi. Si è accasciato, ce la farò, ce la farò. Ok, ci manca ancora qualcosa però, no? Purtroppo temo di sì. Sì, vabbè, gli sono rinati tutti gli occhi, regà. Cioè, è follia. È follia. È follia. Non ho cure, non ho più niente, ragazzi. È follia, dai. Oddio, che è successo? Forse avanti. Non ci credo manco se lo vedo che è morto. Tra l'altro mi è andata così, regà, lanciando una granata. Adesso mi hai davvero rotto il cazzo. Eh già. Siamo in due, Dio, ti capisco benissimo. No, regà. Io spero che in caso dovessi morire mi fa ripartire da qua. Oh, che schifo. No, no, regà. Finalmente l'aspetto che ti si avvicina. Mostro dentro e fuori. Ma è là che devo colpire, mi auguro di sì. Finisce qui. Non sono io, sei tu. Non ho più niente. Intanto comunque non posso andare da nessuna parte, quindi immagino di dover continuare a colpire qua. Oddio. No! Oddio. Regà. Opla! Usa questo! Oh, 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 oh! Questo mi piace molto di più! Ma che è successo? Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Raga, io penso che una cosa del genere non la vedrete mai da nessun'altra parte. Mi si è buggato Leon.
Non ci posso credere. Non ci posso credere. E tra l'altro lui non mi colpisce neanche. Non ci sto credendo, ragazzi. Non posso fare nulla. Allora, qua c'è il salvataggio automatico. Io spero di cuore, ragazzi, che mi faccia ripartire da qua. Cioè, non posso fare altro, anche perché Sadler non mi sta colpendo. Quindi non posso manco sperare che mi ammazzi. Ok. Ok, meno male, ragazzi. Finalmente un aspetto che ti si avvicina. Mostro dentro al cuore. Comunque, il nostro amore... Devo sperare che non risucceda la stessa cosa, ovviamente, perché sennò saranno cazzi da cacare, amarissimi, ragazzi. Comunque resistente, eh? Usa questo. Ok, adesso sì, me lo fate usare il lanciarazzi? Wow. Regà, mi ha salvato il salvataggio automatico in tutti i sensi. Che volo. Grande Leon. Sei tutti noi. Sei il nostro eroe preferito. Wow, regà, che culo. Che culo. Ho avuto un culo immane e immenso anche in questo caso. Ciao, bella. Ecco. Ada, che diavolo fai? Niente di personale, Leon. Luis e io avevamo un patto. Tranquillo, ci starò attenta. È ora di andare. L'elicottero dov'era fino a un attimo fa che eravamo immersi nella merda? Anzi, scusa, che sappiamo io... Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Ero sommerso nella merda. Capisco. Niente, Ada, fra noi due non può funzionare, appunto. Ci abbiamo provato, riprovato. Te scappi sempre, io mi sono rotto i coglioni di inseguirmi. Sempre due di picche, me becco, mo basta. Scusa. Sarei strafiga tutto quello che te pare, però... Che cos'è? Carino. Che carino l'orsetto! Ciao, Ada. Alla prossima, Leon. Continuerò a pensarti nonostante tutto. Leon! Dove sta andando? Chi lo sa? Non capisco, perché se n'è andato... Presto, l'isola esploderà. L'isola cosa? Già. Oh oh. Fuggi dall'isola, non ci resta che fuggire. Comunque, ragazzi, mi è andata di culo immensamente in questa boss fight. Ok, via da qui. Perché, cioè, mi si è avviata l'ultima fase di Sadler con me che ho lanciato una granata. E cioè, la mia situazione era disastrosa. Quindi lanciato una granata, ti avvia dall'ultima fase della fight. Pianta verde, me serve assolutamente. Miscela, ce la facciamo subito. La usiamo subito. E poi mi ha salvato il checkpoint. Perché sennò stavo ancora lì a bestemmiare. Andiamo. Seguimi, Ashley. Dobbiamo correre. È presente che significa correre. Non è ancora finita. Vabbè, dai, Leon, un po' di ottimismo. Per quanto stia crollando tutto e sia tutto a pezzi. Cioè, un po' di ottimismo. Dai, su, muoviti. Ma porca loca, non vi ci mettete pure voi, Ah, state morendo? Che cosa succede? È morto Sadler. Sono perduti senza il loro signore. Per loro è finita. Sì. Fate veramente schifo da vedere. Cioè, siete davvero raccapriccianti. Lì che vi dimenate. Oh no, povero Lord Sadler. Ci aveva ingravidati tutti. Adesso saremo tutti dei padri single. Voi vi siete fatti ingravidare. Che dobbiamo fare?
Wow. Ah, eccoli così erano le chiavi. Assolutamente sì. Ora ti divertirai. Vabbè, lei da brava adolescente si è presa una cotta, ragazzi, che... cioè, proprio spostatele. Oddio, Leon alla guida di veicoli è un pericolo pubblico, io non vorrei dire, quindi cerchiamo di fare attenzione perché non vorrei saltare in aria. Oddio. Comunque ci vorrebbe una marcia. Oh. Si vola a Martin Garrix, giusto quando ho sbattuto. 130. Si vola. Via. Oh, boom, ecco. Mi sta schiantando. Oh, Jesus Christ. Aiutaci tu, ah. Ce la faremo, Ashley, ce la faremo. Adesso Ashley si avvicina all'orecchio di Leon, come dice Rosa, Jack. Leon, è qui che ci siamo conosciuti. Beh, se tu vuoi restare qua, esplodi con l'isola. A me non mi interessa. Ho rischiato anche troppo per venirti a salvare. Mamma mia. Che adrenalina, signori, che adrenalina. Whee! Oh shit, man. Whoa! Vedo la luce. Vedo la luce. Sì. E vai. Top. Tutto bene? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stato assurdo. Ce l'abbiamo fatta. Cioè, Leon è tipo, regà, io voglio dormire per un mese. Giustamente. Missione compiuta, giusto? Missione compiuta. Quando sarai a casa? Grazie per avermi salvata. Di niente. Passato le pene dell'inferno. Potrei raccomandarti a mio padre. Assumerti come mia scorta, se ti interessa. Non ti serve. Anche no. Grazie. Hai dimostrato di sapertela cavare. Come se avessi cerca solo di stare lontana dai coltelli. Andiamo. Si torna a casa. Wow. Condor 1. Nido Condor 1, mi ricevi, passo? Rispondi. Rispondi, funziona questo coso. Leon! Leon, tu e Ashley state bene? Allora, dove sei finito? Rispondi! Viene sempre, ragazzi, quel brividino quando si finisce un gioco che ci è piaciuto. Ovviamente. E voilà, signore e signori. Io direi un applauso. Sono contenta comunque di come è andato questo episodio, perché non ho dovuto ripetere, per fortuna, ragazzi, la boss fight. Per questo, diciamo, mi è andata pure di culo. Quindi, che dire? Cioè, siamo riusciti a finire Resident Evil 4. È durato un po', in effetti, ma direi che ne è valsa la pena. La serie è stata comunque super piacevole. Il gioco è stato super piacevole. Mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto, devo dire. Allora, fra i vari remake, credo che comunque il 2 continui ad essere il mio preferito. Ma questo sicuramente, ragazzi, superiore per esempio rispetto al 3. Davvero bello, ben fatto, belle le meccaniche. Poi comunque già di per sé Resident Evil 4 era più action, quindi ovviamente questo doveva essere più action. Bella comunque la sfida, ragazzi, con i nemici, con i vari nemici. Bello tutto, cioè davvero non so che dire per esprimere un parere, se non che mi è piaciuto, mi è piaciuto. A livello grafico, bello, devo dire. E il caro Lord Sadler, a cui diciamo addio. Livello grafico, ragazzi, davvero molto bello. Comunque, direi che hanno fatto un ottimo lavoro da diversi punti di vista, soprattutto riguardo le ambientazioni, soprattutto riguardo il fatto che non mi sento mentre parlo per quanto è alto il volume. Soprattutto, quindi, dicevo, a livello di ambientazioni, a livello di luci, a livello di tutto, cioè hanno reso bene
ogni cosa, devo dire. Belli anche comunque i dettagli. I posti sono tutti davvero molto dettagliati. E ci dovete far vedere qualche altra cosa? Chiedo, che dovrei finire un discorso. A posto? Mi hanno visto tutto? Ah no. Passamelo. Ho recuperato l'ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io non ti pago per fare domande, Ada. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova alba. In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno. Ma come si chiamava lui? Wesker? Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. Ok, quindi a livello tecnico sicuramente il gioco è molto molto valido, sicuramente è stato anche migliorato rispetto per esempio appunto al remake del 2, al remake del 3. Cioè non mi soffermo ragazzi su ogni singolo aspetto perché, cioè, ripetere la stessa cosa, mi è piaciuto da tutti i punti di vista questo gioco, secondo me è valido da tutti i punti di vista, grafico, sonoro, del gameplay, della giocabilità, perché comunque il gioco ovviamente è rigiocabile se uno vuole scegliere difficoltà maggiori, poi ci sono le varie sfide da completare, cioè è comunque anche molto rigiocabile sicuramente. Quindi io mi sento di dargli, ragazzi, non gli do, cioè non voglio più dare voti numerici ai giochi, voglio soltanto dirvi cosa magari un gioco mi ha comunicato, e questo mi ha comunicato tanto, più che altro proprio dal punto di vista del divertimento. Nel senso che ho trovato il gioco molto avvincente dall'inizio alla fine. È bella appunto le sfide, ragazzi, durante il gioco stesso. Intendo dire comunque la difficoltà con i vari nemici, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè mette comunque alla prova le capacità di un videogiocatore. Quindi ve lo consiglierei, ovviamente sì. Non so se siete amanti del genere, se vi piace Resident Evil. Però a prescindere da quello, se vi piacciono i giochi action con una buona storia, anche perché comunque la storia è interessante, ve lo consiglierei a gran voce. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Voglio sapere se voi lo avete già giocato, se l'avete soltanto visto da me, e in ogni caso, quindi ragazzi, che cosa ve ne è sembrato di questo gioco. E quindi ricordatevi anche, ragazzi, di dirmi se volete vedere prima Layers of Fear o Amnesia the Bunker come prossima serie horror. Vediamo, ragazzi, se c'è qualcosa dopo i titoli di coda. Anche se... oh, ok, qua ci abbiamo i risultati. Tempo impiegato, ragazzi, ci ho messo 15 ore e mezza. Praticamente ho fatto 90 salvataggi. Poi so sempre io che esagero, come sempre. Poi ho sbloccato un costume. Ma che figata. Occhiali a sole rotondi, mascherina a poliuretano, berretto aviatore. Ok. Iniziare una nuova partita conservando elementi sbloccati precedentemente. Ovviamente faccio l'ultimo salvataggio della serie. E qua cambia anche il menu principale, interessante. Quindi ragazzi, questo video e questa serie terminano qui. Io ringrazio veramente di cuore tutti quelli che l'hanno supportata in qualsiasi modo e che l'hanno voluta seguire dall'inizio alla fine. Un saluto, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!